Eccoci, pace, grazie, buonasera a tutti. Ho ricevuto questa domanda da Rosario. Ciao Babbo Mario, scusami, ma non posso fare a meno di farti una domanda. Come ti dissi, c'è un religioso che mi sta attaccando. Adesso mi ha mandato un versetto che si trova in Giovanni 3,36. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Scusami, babbo, appena poi mi rispondi sul termine ubbidisce, cosa vuol dire in questo contesto? Grazie, babbo Mario, un abbraccio. Oh, grazie a te, Rosario. Il momento che ho letto quelle parole, qualcosa dentro di me è scattato, dicendo non può essere vero. Perché quando tu sei immerso nella grazia, è come se tu sei circondato da una vatta bianca e tutto un tratto arriva una macchia di inchiostro. Te ne accorgi subito, la vedi subito. Qualcosa non, qualcosa che puzza, qualcosa che non va bene. Allora ho detto: no, non può essere vero. E infatti, il versetto in questione, Giovanni 3,36, non dice niente dell'ubbidienza, ma dice questo: chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ricordate che il religionista cosa aveva detto? Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece non ubbidisce al figlio non c'entra niente. La scrittura dice: chi crede avrà la vita eterna, ma chi non crede non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Nulla a che vedere con chi non ubbidisce. Ma tutto a che vedere con chi non crede. Come al solito il religionismo deve inventarsi versetti e concetti per poter giustificare la sua smania di questo Dio giudice e vendicativo. E non riescano ad accettare che Abba sia un buon padre. No, deve essere giudice, deve essere vendicativo, deve essere cattivo, deve mandare tutto all'inferno, deve giudicare. Se non obbedisci ti manda all'inferno. No, anche qui la scrittura divide l'umanità in due, solo due gruppi, credenti e non credenti. I credenti hanno la vita eterna, i non credenti devono vedersi con l'ira di Dio. Mi sembra abbastanza chiaro. Oh, e da questa domanda è uscito il 28° capitolo del mio ultimo libro. I versetti storpiati, 40 menzogne del religionismo smascherate. Sono 40 capitoli, oggi ho finito il 29°, quindi ancora un altro paio di settimane e anche questo dovrebbe essere pronto. Nel frattempo la Costituzione del Credente è arrivata, il cartaceo è arrivato a Napoli, quindi se lo volete ordinatelo e ricordatevi sempre che se volete qualcosa da me, ma non ve la potete permettervela, fatemelo sapere, ve la mando gratuita. Ok? E grazie a tutti quelli che partecipano a questo ministero con le vostre preghiere, con le vostre donazioni, con la vostra amicizia, con la vostra presenza, eccetera, eccetera. Ok, quindi questa è la menzogna. La menzogna numero 28 ed è questa: conoscere la volontà di Dio per la tua vita è di importanza vitale. Come mai? Una menzogna? Aspetta. Uno dei concetti più distorti del religionismo è proprio quello della sottomissione alla volontà di Dio. La frase che viene ripetuta continuamente ai nuovi adepti è: sì, adesso che sei nato di nuovo, devi cercare qual è la volontà di Dio per te e una volta scoperta farla per il resto della tua vita. È vero o no? È vero sì che è vero. Questo viene detto a tutti. Adesso che sei salvato, adesso che sei nato di nuovo, devi scoprire la volontà di Dio per la tua vita e devi farla, devi ubbidirla. Oh, probabilmente il versetto più storpiato per giustificare, perché questo, fatemi spiegare un attimino, questo libro saranno 40 versetti biblici storpiati dal religionismo per costruire queste menzogne.
questo a riguardo della volontà di Dio, il più storpiato di solito è questo, è Matteo 7,21, che dice questo: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ed ecco la storpiatura. Non chi mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Prima di tutto lasciatemi ripetere che Gesù fa questa dichiarazione dei giudei e non a noi. Prima della croce Gesù operava da rabbino ebreo sotto la legge per ministrare a coloro che erano sotto la legge, Galati 4:4. Ecco anche il motivo per cui questa dichiarazione si conclude con la famosa frase: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, versetto 23. Chiaramente diretta a soggetti a lui sconosciuti, ergo non salvati. Non mi sembra difficile. Non vi ho mai conosciuto vuol dire che non siete mai stati miei figli, vuol dire che la Bibbia dice chiaramente che Dio sa, conosce coloro che gli appartengono, quindi se lui dice non vi conosco vuol dire che non gli appartengono, vuol dire che non sono salvati, vuol dire che non sono cristiani, vuol dire che non sono figli, quindi noi non siamo parte di quel gruppo. Comunque, vediamo cosa dice il versetto 22. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo mai profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Quindi chiaramente, esercitare ministeri, possedere autorità sul nemico e operare miracoli nel nome di Cristo non fa necessariamente parte della volontà di Dio per la salvezza. Non fa una piega, giusto? È comprensibile l'ansia che si prova quando questa spada di Damocle che penzola sulla nostra testa per tutta la vita incomincia a vacillare alla brezza della perplessità. Siccome pensiamo che la nostra salvezza e il nostro futuro siano irrevocabilmente legati alle decisioni prese più o meno in conformità alla volontà di Dio, ogni scelta diventa vitale. Perché se sbagliamo a fare la volontà di Dio, siamo fatti, siamo cotti. Che macchina devo comprare, Signore? Dammi un messaggio nella targa di quello davanti. Dammi un messaggio. Posso prendere quella decapottabile, anche se è un po' più cara? E non pensate che sto facendo del sarcastico. Queste cose succedono. Ci sono tantissimi cristiani che vivono la loro vita così, chiedendo a Dio cosa devo mangiare la mattina, cosa posso prendere il caffè, cosa devo fare, cosa non devo fare, che lavoro devo scegliere, Signore, quello dove si guadagna di più o quello dove ho più possibilità di evangelizzare. Posso andare in vacanza quest'anno o preferisci che serva in comunità? Signore, Maria mi piace tanto, posso uscire un po' con lei o devo sposarla subito? E così via, cercando di scaricare il peso della responsabilità delle nostre scelte su un Dio cartomante, così da avere qualcuno da biasimare se risultano sbagliate. Allora cosa devo fare? Devo girare a destra, gira a destra, papapà, Mario, perché mai devo girare a destra? Ok, mi ricordo quando un giovane che poi divenne preside della mia scuola di Bosco e mio amico venne a farmi visita. Era appena tornato da Israele ed era totalmente distrutto. Mi disse che aveva chiaramente sentito il Signore ordinargli di aprire una scuola cristiana in Israele. Contro il parere di sua moglie, il mio amico aveva venduto tutto ciò che possedeva in Sudafrica, aveva caricato lei e i due bambini piccoli ed era partito per la terra promessa. Atterrato a Tel Aviv, purtroppo, le autorità israeliane gli chiesero cosa avrebbe fatto nel paese e alla sua dichiarazione Dio mi ha detto di aprire una scuola cristiana a Gerusalemme lo impacchettarono con la sua famiglia sul primo volo in uscita e lo rispedirono a casa. Vi potete immaginare cosa mi sono trovato davanti quando si è seduto nel mio ufficio
dopo aver fatto richiesta di lavoro. Un uomo distrutto dalla menzogna di aver mancato la volontà di Dio per la sua vita e quindi aver fallito nel compiere i suoi piani. Una persona schiacciata dal peso di quel macigno di errore, di calcolo, che gli era improvvisamente cascato tra capo e collo. Un cristiano sull'orlo del suicidio che aveva perso tutto nel vano tentativo di ubbidire alla volontà di Dio. Cioè, mamma, noi dobbiamo ubbidire alla volontà di Dio. Frena, frena, frena. Dopo aver spiegato al mio amico che Dio non è un divino burattinaio che tira i fili delle nostre decisioni con messaggi sublimali, profezie da sfera di cristallo, versetti estratti a caso dal sacchetto della tombola biblica, ma che lascia a noi la libertà di scegliere, l'ho rassicurato che Gesù non ci abbandona mai, sia che scegliamo giusto o che scegliamo sbagliato, sia che optiamo per il bene o che optiamo per il male, sia che decidiamo una cosa o un'altra, sia che compriamo la macchina rossa che quella gialla. Gesù non ci abbandona mai, sia che andiamo in vacanza o che non ci andiamo, sia che sposiamo Maria o che sposiamo Pinuccia, basta che non sposiamo Pasquale, che quello non va bene. Qualsiasi cosa facciamo, Dio ci lascia la libertà di scelta, perché non è un burattinaio, non è lui che ci dice allora voglio che tu faccia questo, voglio che tu faccia... No, sei tu che scegli. Sei tu che scegli e lui viene con te in qualsiasi cosa tu scegli. Oh, lentamente ma meravigliosamente il messaggio della grazia incominciò a far breccia nella foschia da delusione del religionismo, e sia lui che la sua famiglia fecero parte del ministero di Bosco per diversi anni. No, Dio non ci tiene schiavi di una volontà misteriosa che ha bisogno di essere elaborata con ore di preghiera, giorni di digiuno, settimane di ritiro spirituale o mesi di introspezione. Il suo desiderio è la nostra gioia. Giovanni 15:11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Ma come ottenerla? Oh, vediamo. Romani 12, i primi due versetti, dalla versione L'Annuncio. Interpretazione libera di Babbo Mario. Dice questo: fratelli miei, questo è Paolo che sta parlando alla Chiesa di Roma. Fratelli miei, lasciatemi annunciare che il modo migliore di esprimere la nostra adorazione per Dio non è cantare, ballare o suonare uno strumento la domenica mattina, ma offrirgli il nostro corpo vibrante e consacrato giorno dopo giorno. Vivere in armonia con la persona che Dio vi ha creato per essere è ciò che gli è più gradito. Lasciare che il suo modo di vedere le cose possa modellare le vostre menti da dentro a fuori otterrà due cose. Uno, vi libererete dalla mentalità religionistica della società che vi circonda. Due, avrete la possibilità di capire e apprezzare i piani di Dio senza fare il minimo sforzo. Nella versione classica di questo versetto, la scrittura dice affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Da questo versetto tristemente è uscita un'altra menzogna che divide la volontà di Dio in tre distinzioni: buona, gradita e perfetta. Così il buon religionista si deve sforzare per tutta la vita di cercare di raggiungere la perfetta volontà di Dio senza mai riuscirci. Ma non è la volontà di Dio che cambia. Quello che cambia è la vittoria graduale nella mia vita, che è il risultato del progressivo rinnovamento della mia mente. Più la penso come Dio, più la mia mente viene trasformata e più la mia esperienza di vita è completa. Ecco perché ciò che fa la differenza tra il successo e il fallimento nella mia vita, di tutti i giorni, sono i doni di Dio chiamati buonsenso e saggezza, risultato del rinnovamento della mente. 2 Timoteo 1:7, sempre dalla versione dell'Annuncio. Con Dio, fede e paura sono due concetti diametralmente opposti. Ciò che Dio ci ha dato è la potenza dell'amore e il dono per poter usare la testa quando c'è da prendere delle decisioni importanti. Ragazzi,
Poi Giacomo 1,5 dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Saggezza e buon senso, ecco cosa ci ha dato Dio per prendere le scelte. Non le sfere di cristallo, non le tombole bibliche. Allora, Gesù, Dio, cosa devo fare? Ah, vai a impiccarti. Cose da pazzi. No, no. Dio ti ha dato il buon senso e la saggezza. Usala. Prendi le decisioni in funzione del buon senso e della saggezza e rinnova la tua mente con la parola di Dio, con la presenza di Dio, con la relazione con lo Spirito Santo. Continua a pulirti, a farti il lavaggio del cervello, che intanto ha bisogno di essere lavato, da farti il lavaggio del cervello, così che la saggezza e il buon senso ti fanno prendere le decisioni giuste. Ma qualsiasi decisione prendi, Gesù è con te. Non pensiamo quindi che il nostro diritto sia quello di ottenere direzioni di vita da Dio, che possano farci trascorrere un'esistenza priva di difficoltà. E noi facciamo: allora no, chiedo a Dio e senz'altro va bene. E poi papà, invece no. Allora, ma allora cosa hai fatto? No, non c'entra niente. Dio ci guida, ci aiuta, ci consiglia, ma alla fine della strada siamo noi a dover scegliere destra o sinistra. E Dio non ci abbandona, non importa cosa scegliamo. Ringraziando il Signore, la verità penetrò la mente, seppur offuscata dal religionismo imparato per anni del mio giovane amico, e la rivelazione della vera volontà di Dio lo rese libero. D'altro canto, però, siccome mi sembra abbastanza chiaro ciò che Gesù stava dicendo in Matteo 7,21 riguardo al dover fare la volontà di Dio per poter entrare nel regno dei cieli, vediamo cos'è in effetti questa volontà di Dio. Ok? Cosa ne dite? Io penso che la soluzione migliore per scoprire cos'è la volontà di Dio è andare a vedere cosa dice la scrittura. Non mi sembra una cattiva idea, no? Contrariamente a quello che fanno i religionisti, che invece ti sbattono lì delle bugie tremende: chi crede alla vita eterna, ma chi non ubbidisce all'ira di Dio, bugia, menzogna. Ok, a parte un paio di versetti che parlano di portare frutti, rendere grazie in tutto e santificare il nostro comportamento, la volontà di Dio è chiaramente delineata dai Vangeli. Matteo 26, 39, Luca 22, 42, Marco 14, 36 e Giovanni 6, 38. Gesù è nel giardino del Getsemani, da solo. I suoi tre discepoli preferiti, Pietro, Giacomo e Giovanni, stanno dormendo, ignari della sua battaglia. L'eco dei passi dei soldati in lontananza arriva alle sue orecchie, facendo presagire tutta l'agonia che lo aspetta. Improvvisamente grosse gocce di sudore rosso sangue escono dai pori della sua faccia. Gesù alza il volto al cielo gridando: Abba Padre, tutto è possibile per te. Allontana da me questo calice, ti prego. Nel silenzio totale che segue, Gesù abbassa il capo e sussurra: sia fatta la tua volontà. Questa, amore mio, è ed è sempre stata la volontà di Dio, che Gesù Cristo desse la sua vita sulla croce per la redenzione di tutta l'umanità. Questa è la volontà di Dio. Giovanni 6, 37, 49: se tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. È questa la volontà del Padre che mi ha mandato. Quale? Che io non perda niente di tutti quelli che egli mi ha dato, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco la volontà di Dio.
Ed ecco perché in 1 Timoteo 2,4 la scrittura dichiara: questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Davanti a Dio nostro Salvatore, la cui volontà è che tutti gli uomini siano salvati, che vengano a conoscenza della verità. Similmente in Marco 10,21 Gesù risponde al giovane ricco che gli aveva chiesto come fare per ereditare la vita eterna e soddisfare la volontà di Dio: una cosa ti manca, vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni, prendi la croce e seguimi. Vuoi soddisfare la volontà di Dio? Vuoi ereditare la vita eterna? Vuoi essere salvato per tutta l'eternità? Vuoi vivere una vita gratificante, felice e produttiva? Accetta il sacrificio di Cristo sulla croce. Poi lascia che la voce del suo spirito rinnovi il tuo punto di vista sulla vita e il modo in cui la vivi. Questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio non è un bastone dritto che se ti azzardi a sbagliare, Dio te la fa pagare. Ormai è sbagliato, basta. No, no, la volontà di Dio è come un albero. È come un albero la cui linfa parte dalle radici e può andare a destra, può andare a sinistra, ma alla fine raggiunge la luce della chioma dell'albero. La volontà di Dio è a destra, a sinistra, di sopra e di sotto, non importa. Dio è con te, che tu scelga una cosa, che tu scelga quell'altra, che tu scelga un lavoro, che tu ne scelga un altro, che tu sposi una persona o che tu ne sposi un'altra. La volontà di Dio, Dio è con te in ogni caso. È chiaro che da buon padre cerca di guidarti a quello che ti porterà più gioia, più felicità, più soddisfazione. È chiaro perché è un buon padre. Ma non è che lui ti abbandona se tu sposi uno invece dell'altro o compri la macchina invece o una cosa o quell'altra. No, 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 Gesù è con te per sempre. Non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, che tu vada a destra o che tu vada a sinistra. La volontà di Dio è che Gesù Cristo vada sulla croce, muoia per te e che tu accetti il suo sacrificio. Quella, stando a quanto dice le scritture, stando a quanto dice la Bibbia, non stando a quello che dice il religionismo, che dice le menzogne, quella è la vera volontà di Dio. Quindi, la menzogna è che conoscere la volontà di Dio per la mia vita e farla è di importanza vitale. Cioè, Marchio, ma non è importante. Ma sì che è importante. Ma non è quella la volontà di Dio che tu devi fare. La volontà di Dio che tu devi fare è quella di accettare l'ubbidienza di Cristo, che ha fatto la volontà di Dio e è andato sulla croce a morire per te e per me. Quella è la volontà che devi fare. Quella è l'unica cosa che Dio vuole che tu faccia. Tutte le altre avvengono attraverso il rinnovamento della mente e avvengono, come ti ho detto, attraverso il fatto che tu devi usare il buon senso. Il buon senso è la saggezza. Se ci sono due macchine e c'è una che ti costa 200 euro al mese e una che ti costa 100 euro al mese, non te le puoi permettere 200 euro, ma compra quella che costa 100. Tan, 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 tan. Usa la capoccia, questo è un dono che Dio ti ha dato, la saggezza, il buon senso, te l'ha dato Dio, usalo. Non andare poi ad puntare il dito a Dio di dire: tu mi hai detto di comprare la macchina che costava 200 al mese, adesso non la posso permettere, me l'hanno portata via. Sempre così puoi biasimare lui. Oh, la donna che tu mi hai dato è lei che mi ha fatto. La stessa cosa, non è cambiato niente. No, la volontà di Dio non ha niente a che vedere con che macchina guidi, che sposa hai, dove traslochi, che lavoro fai, come vai in vacanza o non ci vai. Non ha niente a che vedere con quello. Ha a che vedere con il sacrificio di Cristo. La sua volontà ha a che vedere con il fatto che tu accetti il sacrificio di Cristo. Semplice, semplice. Quindi, la menzogna è che conoscere la volontà di Dio per la mia vita e farla di importanza vitale. La verità è che la volontà di Dio è stata soddisfatta da Gesù Cristo sulla croce, e tutto ciò che Dio desidera per me è che io ci creda e che ne possa trarre tutti i benefici possibili. Amen. Amen. Hai visto che ha fatto anche in fretta? Bene, gloria a Dio. Allora, se facciamo una preghiera insieme, ok? Chiudete gli occhi un attimino, così ci estraniamo da quello che sta succedendo intorno a noi e dite questo con me. Dite: Abba papà,
Grazie per la semplicità del Vangelo. Grazie per la semplicità della tua volontà. La tua volontà è quella di vedermi felice, vedermi soddisfatto, vedermi contento delle mie scelte, che siano quelle giuste o quelle sbagliate. Tu sarai sempre con me, non mi abbandonerai mai. Quindi aiutami, ti prego, a fare le scelte giuste. Guidami con il rinnovamento della mente. Aiutami a cambiare i miei punti di vista sul modo in cui devo vivere, così che posso ottenere quello che tu sei venuto a darmi. Vita, vita in abbondanza, gioia, pace, amore, felicità. Grazie Abba, grazie Papà per ogni cosa che fai per me, che hai fatto per me e che farai per me. Perché nell'eternità tu mi ami, mi hai amato, mi ami e mi amerai per sempre. Grazie Abba. Amen. Che Dio vi benedica. Ci sentiamo un'altra volta. Un bacione.